ragazzi, sono Henry Laz e bentornati in questo nuovo sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati nel secondo episodio di Osm. Ebbene sì ragazzi, perché è iniziato il campionato, quindi ragazzi mi raccomando, subito un bel pollicione in su, cerchiamo di raggiungere i 3000 likes sotto questo video se volete vedere anche il terzo episodio di Osm. Vi ringrazio ragazzi per il supporto che ho avuto il primo video, mi avete dato davvero tantissimi consigli, quindi in questo episodio andrò appunto a seguirli. Detto questo ragazzi, vi ricordo come sempre di passare in descrizione dal social di shop con codice Laz, 15% di sconto su tutte le magliette da calcio. Mi raccomando, è un sito stra affidabile, in un mese circa vi arriva tutta la merce a casa. Hanno messo ragazzi anche le nuove magliette dei mondiali, quindi ragazzi mi raccomando fateci un salto se volete acquistare, codice Laz 15% di sconto. Detto questo ragazzi, ultima cosa, andatemi tutti quanti a seguire su Instagram, InstaLaz con due a finali è il mio nickname. Vado a salutare Cristian trattino basso, Gaudio trattino basso 6, che mi ha messo un mi piace alla foto, quindi ciao bomber. Quindi ragazzi, se volete essere salutati anche voi in un video, seguitemi su Instagram. Detto questo ragazzi, partiamo. Ok ragazzi, eccoci qui sulla schermata principale di OSM. Allora intanto ci abbiamo un messaggio che vedo qui nella bacchetta, credo. Edoardo mi dice ciao, ciao. Comunque proseguiamo, andiamo sul nostro campionato Italian YouTuber. Ok, qui dobbiamo riscuotere le entrate fisse, perfetto. Comunque ragazzi, no, la prima partita l'ho persa per 3-1. Voglio vedere il replay però. Contro Exeter eravamo, contro Lewandowski. Ok, questa qui, quindi era... Minchia, oh, che formazione c'ha lui? Tutti 86, 99 Vidal, porco due, continua. Facciamo inizio della partita ragazzi, andiamo a vederla. Iniziamo subito noi con Kouyaté, che sprechiamo un'occasione. Attenzione, ci segna subito di lui il primo gol al secondo minuto. OMG, vediamo ancora lui che tira ma sbaglia. Attenzione, proviamo ad attaccare noi. Fuori, Lemina, occasione sprecata. Lewandowski palla tra i piedi e prova la cannonata, vediamo cosa succede. Leva. Fuori, resta sull'1-0 fino al 25esimo, quindi. Fine primo tempo, ragazzi, finisce qui con 1-0 per Robert Lewandowski, quindi la squadra di Exet. Fai inizio il secondo tempo, vediamo il secondo tempo. Lewandowski, assist a Manolas, niente, la spreca. Spreca anche Perotti. Sì, magari l'avesse sprecata, 3-0 per lui. Ci ha preso anche il giallo Cara a noi, Perotti, cartellino giallo anche per lui. Assist di Bale, ha segnato Cara per noi, bella, il difensore ci ha segnato. E finisce ragazzi per 3-1. Mamma mia che batosta che abbiamo preso la prima, bisogna migliorare sicuramente qualcosa qui ora. Tra l'altro la prossima partita ragazzi, allena la tua rosa, ok. Ce l'abbiamo contro Fuse perché ho visto Kevin De Bruyne, quindi... Allora, proviamo a migliorare. Proviamo ragazzi a migliorare Welbeck e lo togliamo dai titolari e lo mettiamo appunto ad allenarsi. Poi, in panchina, proviamo con... Vai, con Hurtado. Difensori invece, mi avete detto che bisogna allenare quelli giovani. Quindi penso che comunque Moreno sia un giovane. Alleniamo anche Moreno e portieri vai con Casilla. Ok ragazzi, è la seconda volta che registro questa seconda parte. Abbiamo perso ragazzi, come vedete qui in alto, 2-0 contro Fuse. Neanche troppo alla fine, perché comunque Fuse ha una squadra straforte, ho visto. E nella registrazione che ho eliminato, che anzi si è eliminata da sola di verità, però comunque dettagli, sono andato a comprare ragazzi Emre Can. Eccolo qui ragazzi, che ha un 89 di generale, quindi tanta roba. E andiamo a metterlo assolutamente al posto di Colbach ora. Facciamo così, cambia con Chan, perfetto. Vado ora ragazzi a prendere un altro centrocampista, giovane di nuovo, che però non sia tantissimo forte, va. Facciamo un 79, facciamo ricerca. Sì, vai, cerca. Amrabat, Cicocò, Agbo, Unai Lopez, Linetti. Sto Linetti qui però è interessante, raga. È interessante. C'è anche Tuzart. Quindi, raga, sto Tuzart qua me lo vado a prendere. Dai, 700, boss coin, 704, per dire la verità. Ok, Tuzart ha aggiunto la rosa. Andiamo a mettere anche questo qui in squadra, visto che comunque... è un 85. Andiamo su formazione e vado a mettere al posto di Proper Tuzart, ok. Eccolo qui. Un difensore ragazzi, assolutamente devo prenderlo. Sia uno da mettere in panchina, sia uno titolare, quindi abbastanza buono. Quindi facciamo difensore, età facciamo giovane ovviamente per farlo crescere. Caratteristica facciamo 80-89 e cerca, ok, sì. Non aspettiamo, ok, c'è Rugani, Alvarez, Diakbi, Amrabat di nuovo, ok.
Ok, allora, Rugani 500, beh, 62. Dai, pigliamoselo, regà. Ci sta, dite, dai. 86, giovane, può crescere ancora. Sì, vai, prendilo. Rugani, preso, ragazzi. Perfetto, spendiamo tutto, vai. Formazione, andiamo a mettere Rugani intanto al posto di Cara. Sicuramente, perché è il più scarso lì in difesa. Perfetto, 86, Daniele Rugani. Teoricamente, regà, mi servirebbe un altro terzino e un centrocampista al posto di Kouyaté. Quindi, ragazzi, nei commenti fatemi sapere chi devo andare a mettere lì. Ora ci becchiamo tra pochissimi secondi per me domani con un nuovo match e speriamo di aver fatto bene con questi nuovi acquisti. Ok ragazzi, siamo alla terza giornata di questo video. Spero ragazzi di aver vinto contro Cristiano Ronaldo di Gabbo Man. Ora vediamo subito. Ho portato un po' di modifiche ragazzi, come avete visto la squadra. Abbiamo preso Rugani, Emre Can. E comunque ieri sono stato praticamente tutto il giorno ad allenare i giocatori. Quindi speriamo appunto di aver fatto qualcosa di buono in partita. Comunque, ecco qui Gareth Bale League. Ok, ecco qui la schermata ragazzi della partita. Vediamo, facciamo continua. Ok, lui ha la squadra straforte, praticamente tutti sopra il 90. Qua è veramente duro, raga. Comunque c'è anche Ronaldo che è qualcosa di pazzesco. Facciamo inizio della partita, vai. Ok, qui a te lui sbaglia. No, occasione sprecata di Malcolm, bella home. Can la sbaglia, 26esimo. Ok, Malcolm la sbaglia. Attenzione, prova il tiro lui, anzi fuori. Per fortuna ragazzi è andata fuori. L'abbiamo parata, perfetto. Occasione sprecata ancora di Welbeck. Vediamo, tiro ancora da parte sua, parala ti prego. Ok, ragazzi stiamo salvando in corner praticamente. Niguez l'ha sbagliata. Proviamo a fare un tiro anche noi, vi prego. Ok, fine primo tempo. Intervallo, ragazzi, siamo 0-0. Vai, facciamo inizio secondo tempo. Speriamo di portarci in vantaggio. Dobbiamo ancora fare un tiro, un'occasione buona. Dai, 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 vi prego, raga. Vi prego, ancora lui, questo è gol sicuro. Eccolo, lo sapevo io. 1-0, ragazzi. 1-0. Bakayoko ci ha segnato. Anzi, no, Carrasco su assist di Bakayoko. Dai, recuperiamola. È solo uno alla fine. Dai, vi prego. Oh, dai, ti prego. Segna, segna, segna. Sì, 1-1, ragazzi. Chi ce l'ha fatto? Veloso, veloso. Con assist di Rugani. Non so, il difensore ha fatto l'assist. Non so perché. Comunque, 1-1, ragazzi. Perfetto. Andiamo avanti. Cambio dentro callback, fuori Veloso. No, no, sbagliala, sbagliala. Al 2-1, all'ultimo ci ha segnato, all'80esimo, dai, non ci posso credere, raga. Fa il 3, fa il 3, fa il 3. Per fortuna, raga, non ci ha segnato anche il terzo. Dai, al 90esimo, un bel gol, un bel golletto al 90esimo, vi prego. Vediamo, no, 3-1 per lui adesso. Parata ancora, raga, ci stiamo salvando davvero molto bene. 91esimo, 92esimo, niente, persa anche questa, oh. Tre risultati di fila negativi, raga. Mamma mia, raga, cosa posso fare? Ditemelo nei commenti, perché veramente non so dove girarmi, non so dove sbattere la testa. Qui intanto riteniamo un po' di bonus. Qui abbiamo, ragazzi, vi ricordate che abbiamo messo a vendere un po' i giocatori? Ecco, ce li abbiamo presi praticamente tutti, credo. Quindi ci abbiamo 45 milioni e 1130 boss coin che mi servono appunto per allenare i giocatori. Facciamo intanto, ragazzi, tipo una rivincita contro Gabbo Man. Facciamo sì. Riscattiamo Emre Can. Ok, perfetto. Riscatta, riscatta e riscatta. 5-0 abbiamo vinto in amichevole. Facciamo la rivincita anche contro Menzo. Sì, per 4 boss coin. Riscatta, 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 riscatta. Sta cosa qua, ragazzi, praticamente non la sapevo. L'ho scoperta adesso che si può riscattare e quindi aumentare il valore dei giocatori. Qui abbiamo vinto 1-0. Perfetto, contro Menzo. Vai contro Fuse per scaramanzia. Vediamo se facciamo un risultato buono anche qui. Riscattiamo sempre questi 4. 0-0 con Fuse. Vabbè, dai, ci sta. Vedete ragazzi quanto è realistico anche il gioco. Praticamente c'è scritto Nicola Rezzoli, che è un arbitro severo, e c'è anche lo stadio Old Trafford. Quindi è una cosa strareale come gioco. Romero Lukaku, quindi contro Seekwolf. Facciamo sì. Vai, riscatta, riscatta, riscatta e riscatta. 0-0 anche qui. Vabbè, dai. La cosa positiva è che non abbiamo neanche persa una alle amichevoli, quindi ci sta, buono dai. E la prossima ragazzi sarà nel prossimo episodio contro Home, quindi tra 9 ore. Perciò ragazzi consigliatemi nei commenti cosa devo fare per appunto vincere una sola partita, cavolo. Perché penso di essere l'unico a 0. No, c'è anche Tattico, ma è a 0. Quindi bella Tattico che mi fa compagnia negli ultimi posti della classifica. Allenamento qui, regà, vado ad allenare qualcuno. Vai con Bale. Qui facciamo Emre Can, così lo aumentiamo ancora di più. Qui teoricamente ha finito il portiere che ho messo ieri, che era uno, il terzo di riserva, tipo sto portiere, che non mi serve a niente. Qui alleniamo anche Casilla. Quindi ragazzi, ora io mi metterò ad allenare questi giocatori. Inoltre ragazzi, ditemi nei commenti cosa serve ancora alla nostra squadra. Beh, tra l'altro l'ho aggiunto anche
e 99, quindi davvero tanta roba. Quindi ragazzi, questa è la rosa. Ditemi cosa serve nei commenti, cosa dobbiamo acquistare. Qua manca il difensore, che vado a mettere subito, che è Bender. Perfetto, scherzavo. È Plantetart. Quindi ragazzi, mi aspetto tantissimi commenti da parte vostra. Mi raccomando, 3000 mi piace per questo episodio. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Ragazzi, come sempre, lasciate un bel pollice in su. Cerchiamo di raggiungere i 3000 mi piace per un nuovissimo episodio della serie di Ozma. Ovviamente ragazzi, consigliatemi nei commenti tutte le cose che vi ho detto all'interno del video. Passate in descrizione per scaricare Ozma gratuitamente, sia per iOS sia per Android. Attivate la campanina, iscrivetevi al canale se non ve l'ha fatto. Grazie ragazzi, qui la tutto.